Zanzara, Dario Barba. Si aggira intorno al milione di euro il provento del condono tributario che il comune di Castel San Giorgio ha promosso per fare cassa e regolarizzare la posizione di decine di cittadini inadempienti relativamente ai tributi da pagare all'ente. Soddisfatto il sindaco Franco Longanelli e l'assessore al bilancio Giuseppe Alfano, che in questo modo mettono da parte un bel gruzzoletto utile a ripianare qualche debito pregresso, soprattutto relativo alle utenze. Aspetto del condono tributario, devo dire che è stata una manovra dovuta non per agevolare qualcuno, ma per mettere, diciamo, semplicemente un punto chiaro e fermo verso i cittadini. I soldoni, quanto poi avete incassato, sperate di incassare dal condono tributario e anche quanto avete incassato per l'IMU? Giustissimo, la cittadinanza di Castel San Giorgio si è dimostrata veramente esemplare, ha risposto benissimo. Pensa che fino al 31 maggio 2012 noi abbiamo raccolto tantissime istanze, hanno pagato il 20% e hanno sottoscritto una modulistica di dare in 12 rate senza interessi e quindi rateizzate. Dovremmo incamerare tra gli 800 e 1 milione di euro. Questo veramente è un successo perché farà sì che finalmente l'ente può dare veramente corso ai pagamenti di tante esposizioni che comunque abbiamo ancora per il Consorzio di Bacino, per l'Enel ed altre fonti, e quindi noi per le spese correnti questa è una risorsa importante.